l'esultanza di Obadì, suo il primo gol in Serie A, che condanna Neto e proprio del giorno tra l'altro il ritorno di Tantaruzzano a disposizione, e la Fiorentina ancorata a 49 punti. Adesso è facile dire, il turnover non ha pagato alla fine di questa partita, ma detto che l'avevo detto pure prima. Ha detto che se Diamanti segnava, certo. Il calcio è bello o brutto, se volete, ma credo bello anche perché per questo motivo. Fiorentina sfortunata anche nella questione di Babacar. Io penso che in quel momento l'inerzia della partita era tutta dalla parte della Fiorentina, poi lentamente si è un po' spenta l'onda della squadra di Montella. È stato chiarissimo che abbia preso fiducia il Verona sul rigore parato. Lì in quel momento sono sentito proprio le sensazioni cambiare. Poi il Verona non aveva creato praticamente nulla, però ha sfruttato, è stato bravo il Verona a soffrire quando c'era da soffrire, e ha sfruttato un'occasione in contropiede. Vanno i giocatori verso gli spogliatori, tra poco torniamo in studio, ma prima sentiamo il protagonista indiscusso del match, Rafael, che arriverà tra poco al microfono di Matteo Barzaghi. Aspettiamo che arrivi veramente decisivo, sia nel primo tempo con quella super parata su Gilardino, sia nel secondo, quando hanno realizzato addirittura un calcio di rigore di Diamanti, perché obiettivamente poi alla fine la differenza per il portiere è enorme. Commettere un errore, ce lo dimostra Neto, ci vuole pochissimo, fare la differenza in positivo ci vuole parecchio, e ce l'ha fatta Rafael, che ha ritrovato il posto in squadra con Matteo Barzaghi. E partiamo subito da una domanda sul collettivo, cioè quanto è importante per la squadra questa vittoria, che vi mette più al sicuro e soprattutto vi permette di agganciare anche il Chievo. Sì, è vero, noi siamo venuti qua per fare punti e siamo riusciti a avere la mentalità giusta, e per fortuna è anche merito nostro di ripartire, e sapevamo che prima o poi qualche occasione avevamo, e per fortuna e per merito anche nostro che siamo riusciti a portare questi tre punti che sono importantissimi per la nostra salvezza e la nostra classifica. Vi sentite già salvi a questo punto con 36 punti? No, il campionato è ancora lungo, ci sono ancora le partite da giocare, adesso abbiamo anche molte partite difficili, e a questo punto non pensare di essere salvo è un sbaglio grosso. Noi cercheremo di giocare fino in fondo perché sappiamo che il campionato è ancora lungo. Senti, in settimana la società vi ha dato anche una certa carica per arrivare a ottenere più punti, insomma per avere un guizzo che oggi è arrivato, è servita la carica della società? Sicuramente, noi sapevamo che noi siamo una squadra che abbiamo bisogno di avere la mentalità giusta, di essere sempre svegli, perché poi in Serie A è così, se non entri in campo con la mentalità giusta prendi dei gol, come è successo la settimana scorsa, e oggi siamo venuti qua. Per fortuna è anche merito nostro, come ho detto prima, siamo riusciti a fare i punti, che era molto importante per la nostra classifica. A livello tuo personale invece, rigore parato, l'avevi studiato, Diamanti sapeva tirare lì o sei nato con l'istinto? Sono due giorni che sono lì sull'iPad per studiare i rigori, e per fortuna oggi l'ho aspettato, perché l'ultima volta mi ha calciato a destra quando ero ancora a Bologna, e oggi ho cercato di cambiare un po', e per fortuna sono riuscito a parare, e ringrazio i miei compagni, perché oggi senza di loro, anche parando rigore, la vittoria non era possibile. Però quel rigore ha dato il segnale. Un'ultima cosa, a livello anche quello che senti, insomma, è stato difficile quest'anno magari tra alti e bassi ritrovare la concentrazione, la tua continuità, e oggi cosa significa questo rigore parato per te? Per me è una soddisfazione molto grande, perché vuol dire che chi lavora, che si impegna, prima o poi ha l'opportunità di giocare e di cercare di aiutare i compagni, perché alla fine noi siamo un gruppo con tanti giocatori di qualità e ognuno cerca di dare il massimo. Oggi sono riuscito ad aiutare i miei compagni, e la cosa più importante per me è aiutare loro. Dedica per? Dedico a tutti i miei compagni e tutti quanti i tifosi che sono venuti qua e mi hanno sostenuto in questo periodo che purtroppo non ho giocato, ma ero sempre lì in panchina a aiutare a tutti. Grazie e complimenti a Rafael. E grazie anche a Matteo Barzaghi, ritroveremo nel post partita con Marco Cattaneo, Stefano De Grandis, Massimo Mauro qui da Firenze, da Franchi. Ci fermiamo, ma la serata di calcio non finisce su Sky. Grazie intanto da Riccardo Trevisani e Massimo Ambrosini.